Una buona notizia, le acque del canale dei pescatori, per via del fatto che il mare pure è calmo da un po' di giorni, sono assolutamente chiare, limpide, guardate che bellezza, pulite. E ancora più chiara e limpida è la presenza questa mattina di questa enorme scavatore, di questa enorme scavatrice che sta appunto preparando il lavoro che sarà quello, spero, definitivo del dragaggio del canale. Perché guardate, poco più avanti, attaccato alla sommità dell'escavatore, c'è una catena, vedete, che sorregge questa chiatta galleggiante. Sulla chiatta galleggiante una sorta di pompa idraulica che poi sarà quella che di fatto porterà via la sabbia tramite questi tubi dal canale al direttamente, spero, al mare, nel senso che la sabbia verrà dragata. La sabbia, come avete visto, ve la faccio rivedere per tranquillizzare poi gli ambientalisti. Il canale è assolutamente pulito e la sabbia che giace sotto è quella portata dall'ultima mareggiata, quindi insomma evidentemente non è sabbia che ha bisogno delle varie verifiche dell'ARPA, come quella che purtroppo giace su quella banchina da 20 anni, quindi insomma verrà presa la sabbia da questo lato e buttata direttamente dall'altra parte. L'intervento interessante è che finalmente non si penserà soltanto alla foce, ma probabilmente si andrà, da quello che hanno detto perlomeno i pescatori locali, si andrà addirittura dall'altro lato del ponte, quindi evidentemente il lavoro verrà fatto in maniera, diciamo, diversa dal solito, e speriamo che sia poi la maniera definitiva, nel senso che chiaramente una volta che si fa questo lavoro si pensa, si spera che si faccia poi il consolidamento delle banchine e finalmente si giunga a una soluzione che da oltre 30 anni purtroppo non si riesce a vedere.